necessarie. Dopo le dimissioni chieste e ottenute dai suoi ministri, Berlusconi, lo avete appena sentito, sembra pronto a tutto. Nell'ala più dura della rinata Forza Italia si parla per l'appunto di elezioni anticipate. Si fanno sentire però anche quelli che mantengono forti dubbi e perplessità sulla linea adottata. Il punto con questo servizio. Il giorno dopo è dolce e amaro nel PDL. A Napoli c'è la torta che i dirigenti campani hanno ordinato per il lancio di Forza Italia nel giorno del compleanno di Berlusconi. Tra questi anche il ministro Nunzia De Girolamo, che non manifesta la stessa amarezza di altri due ministri, Gaetano Quagliariello e Beatrice Lorenzin, che confermano che usciranno dall'esecutivo, ma aggiungendo che non saranno nel progetto politico del centrodestra annunciato da Berlusconi in queste ultime settimane. Spiega Quagliariello. È evidente che se a decidere è un'ala del partito, senza nemmeno la presenza del segretario, quel partito si è geneticamente modificato. Quindi è evidente che se si porrà il problema di un'adesione a questa Forza Italia, io non aderirò. È la prima frattura tra i berlusconiani dai tempi della discesa in campo. Una frattura figlia del fatto che Berlusconi si è affidato ai più duri tra i duri, Santanchè, Verdini, il suo avvocato Ghedini, ma non ha nemmeno consultato sulle dimissioni dei ministri, né il segretario del partito Alfano, né gli stessi diretti interessati. Falchi che stamattina tornano a parlare per bocca di Daniele Capezzone. Si è fatta chiarezza, ora la parola agli elettori. Francesco Graziani, GR2. Il premier Enrico Letta